Tu segui ogni giorno in sostanza la politica regionale, l'evoluzione anche dei pesi e contrappesi, degli equilibri interni sia alla giunta regionale, soprattutto a quella, adesso mi sto per riferire, che al Consiglio. Chiaramente poi vedremo se ci sarà rispondenza tra il risultato delle urne e quello che è emerso da questo nostro poll, da questo nostro sondaggio. Tuttavia, proprio il sicuro successo, vedremo quanto ampio, vedremo con quale margine di vantaggio, di Fratelli d'Italia, uno scossone alla giunta regionale, prossima avventura, posto che è quasi scontato che Fausto Orsomarso finisca in Parlamento e non solo lui, uno scossone alla giunta regionale, secondo te finirà per darlo, dovrà o chiuto? Che è politico esperto, che è uomo avveduto dal punto di vista del mantenimento degli equilibri, che è abile diplomatico, dovrà tener conto eventualmente di un variato assetto? Quello sicuramente, Francesco, quello sicuramente perché ci saranno cambiamenti in giunta regionale da qui al mese di ottobre, non solo perché è molto probabile l'elezione di due assessori regionali, mi riferisco non solo ad Orsomarso ma anche a Tilde Rinasi che corre nel collegio senatoriale della Calabria del Sud. Quindi diciamo che cambiamenti si rendono inevitabili. È ovvio che se i numeri del vostro sondaggio dovessero essere confermati anche la sera della notte del 25 settembre, Occhiuto non potrà non tenerne conto e quindi diciamo che determinati equilibri potrebbero mutare. A vantaggio di chi è evidente, di chi raccoglierà più consensi nella consultazione in programma il 25. Qui chiedo un parere non solo al giornalista, ma anche all'uomo per quella che è la sua esperienza. Le priorità dei calabresi, lo avrei visto, sono soprattutto due: la ripresa dell'economia e la salvaguardia delle tasche, quindi la calmierazione delle bollette, eccetera. E a questo punto anche argomenti che per 2 anni sono stati assolutamente e giustamente prioritari, come la salvaguardia della sanità, il modo di affrontare il Covid, vengono molto molto indietro nelle nostre considerazioni o paure. Sì, mi hanno molto colpito quelle risposte date al vostro sondaggio perché suonano da monito verso la nostra classe politica, ci fanno capire che i bisogni reali, le esigenze, le richieste che arrivano dalla gente comune, dalla società, sono quelle, diciamo, di avere una sicurezza economica, una migliore sanità, un sistema della giustizia più efficiente. Cioè, a un certo punto, come dire, le alchimie politiche, le strategie tra partiti, le alleanze lasciano il tempo che trovano. Va bene la campagna elettorale, ma dal 26 settembre ci sarà bisogno di dare risposte concrete ai calabresi su temi che interessano da vicino le famiglie e la sopravvivenza proprio di interi nuclei familiari messi a dura prova, non solo da una pandemia, ma da una crisi economica senza precedenti, che ancor di più morde le caviglie in una terra storicamente indietro, con un tessuto produttivo ed economico nettamente più gracile e fragile rispetto al resto del paese.